Altre tre persone sono state uccise nella città svedese di Norrköping nella quarta notte consecutiva di scontri nel paese scandinavo. I disordini imperversano da giovedì sera, quando il leader danese d'estrema destra, Rasmus Paludan, attualmente in Svezia per un giro di comizi, ha bruciato una copia del Corano, come spesso fa dopo i suoi aggressivi discorsi, al termine di un incontro in un'altra città, quella di Linköping. Circa 200 contromanifestanti si erano riuniti in attesa del suo arrivo giovedì, mentre la polizia proteggeva Paludan. Tre agenti sono stati poi ricoverati in ospedale per ferite ricevute durante i disordini. La retorica anti-islamica di Paludan ha infiammato gli animi in Svezia, specialmente nella grande comunità musulmana del paese. Violente proteste sono esplose in molte delle città dove i suoi incontri avrebbero dovuto tenersi. Sabato è stato il turno di Malmo, che conta la più larga presenza musulmana di tutta la Svezia. Nel mezzo delle violente proteste esplose nel pomeriggio, un'auto ha tentato di sfondare un cordone di protezione della polizia antisommossa e il conducente è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Per tutta la notte gruppi di giovani hanno incendiato automobili nella zona delle contestazioni, all'indomani delle quali la città portava i segni delle cicatrici sul suo tessuto sociale, in cui si fanno sempre più fragili le relazioni etniche e religiose. Le autorità si sono rifiutate di vietare i raduni di Paludan per preservare la libertà di parola. Secondo molti dei suoi critici, il leader d'estrema destra sarebbe censurabile perché i suoi si configurerebbero come messaggi d'odio, ma in Occidente questa dicitura non sembra avere ancora una definizione univoca.